fama. E allora si fanno presenti, arrivano da lui. Gesù, ascoltando questo invito, che i suoi familiari sono arrivati, allora coglie l'occasione per darci un insegnamento, per darci una di quelle perle del Vangelo che possano accompagnarci e aprirci una prospettiva di eternità. E dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? È la domanda che pone a tutta la folla che lo sta ascoltando. La madre, sappiamo che è Maria, fratelli e sorelle, ecco, non sono i fratelli e sorelle figli di Maria, ma secondo, ecco, sono i cugini, i parenti più larghi, i cugini che Gesù aveva. Guardando la folla che era seduta intorno a sé, Gesù dice: ecco mia madre, indicando loro, questa folla di gente che sta intorno a lui. Ecco i miei fratelli. Chi sono? Chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Ecco il Vangelo che abbiamo ascoltato. E ci domandiamo cosa da dirci questa sera Gesù attraverso questa espressione che ci dona San Marco. I suoi fratelli, le sue sorelle, sua madre, sono coloro che compiono la volontà del Padre suo. In fondo è Lui che compie pienamente la volontà del Padre. È Gesù stesso che è venuto per fare la volontà del Padre, per compierla pienamente. Qual è la volontà del Padre? Che Lui si doni per la nostra salvezza. Allora dice alla folla che loro sono i suoi fratelli e sua madre se compiono la volontà del Padre. Lo sta dicendo in questo caso a tutti noi, perché noi siamo la folla di stasera. Se vogliamo essere madre di Gesù, fratelli, sorelle di Gesù, cioè i suoi familiari più stretti, siamo invitati a compiere la volontà del Padre. Qual è la volontà del Padre? Ciascuno di noi, mettendosi in ascolto dello Spirito, potrà capire pienamente qual è la sua volontà. Per me